Previsti momenti di formazione e altri dedicati alle attività ricreative come la piscina o la decorazione delle uova di Pasqua in occasione della 10ª giornata mondiale dell'autismo. Insieme per le persone con autismo, difficoltà, prospettive e proposte è il titolo dell'evento di giovedì 30 marzo 2017. Un incontro tra famiglie operatori a cura del Centro Autismo di San Cataldo dell'ASP di Caltanissette che rientra nel programma delle giornate organizzate dall'Associazione ISPED, acronimo di Istituto per i Disturbi Pervasivi dello Sviluppo e l'Autismo. Un'occasione questa per parlare del tema e diffondere una maggiore informazione sui disturbi dello spettro autistico. Oggi è possibile fare diagnosi in bambini al di sotto dei 3 anni. Al nostro centro noi prendiamo in carico anche bimbi di 10-14 mesi quando si evidenziano proprio dei sintomi che fanno pensare a un disturbo dello spettro autistico. La letteratura sottolinea come un intervento precoce, un intervento intensivo precoce possa migliorare significativamente la qualità di vita delle persone con autismo e delle loro famiglie. I trattamenti seguono le linee guida nazionali e quindi le procedure di insegnamento derivano dall'analisi del comportamento applicata, una scienza che è finalizzata proprio ad incrementare i comportamenti socialmente significativi e a diminuire i comportamenti problematici in questi bambini. La letteratura scientifica internazionale sottolinea l'importanza del coinvolgimento della famiglia nel trattamento di una persona con autismo, proprio perché i trattamenti che vedono la famiglia attivamente coinvolta hanno maggiore efficacia proprio perché i genitori riproducono le stesse contingenze di insegnamento che sono prodotte all'interno del centro. Questo favorisce la generalizzazione degli apprendimenti in altri contesti diversi da quelli del centro e quindi l'intervento è più efficace. Sono un genitore di un bambino con la sindrome di Asperger. La sindrome di Asperger è ossia anche di un autismo ad alto funzionamento. In qualità di genitori mi sento di dire che abbiamo trovato molte difficoltà nell'ambito della società e questo ha portato sì anche la necessità di formare un'associazione in modo tale da dare informazione e aiutare soprattutto le famiglie e i bambini che sono affetti da questa sindrome. Tra i numerosi interventi nel corso del pomeriggio, previsto anche un momento di riflessione per parlare di Asperger e delle lampade del desiderio. Abbiamo proposto la lanterna del desiderio come un momento di riflessione, in quanto ogni genitore ha una speranza e quindi attraverso le lanterne del desiderio esprimere ognuno il proprio desiderio per il proprio figlio.